Continuano a far discutere le intercettazioni del padre di Filippo Turetta, diffuse nelle scorse ore dalla stampa. Nelle immagini, che risalgono a dicembre 2023, vediamo Nicola Turetta rivolgersi così al figlio: "Vabbè, hai fatto qualcosa, però non sei un mafioso, non sei uno che ammazza le persone, è stato momento di debolezza." Intorno c'è il carcere di Verona in cui Filippo, 23 anni, è rinchiuso per l'omicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto a novembre. Sono tanti i giornalisti che si stanno pronunciando sul tema, e in particolare sull'opportunità di diffondere o meno quelle immagini. Tra questi c'è Selvaggia Lucarelli, firma del Fatto Quotidiano. "A me non frega nulla di quello che un padre dice al figlio in carcere per portare sollievo al figlio. Non ritengo possa essere materia di discussione, non credo neppure di essere sicura che tu sia il suo pensiero genuino", scrive. "Mi frega però di quanto siate capaci di dimenticare che esiste un contesto umano oltre che penale e pedagogico in cui non tutto può essere sottoposto a giudizio." Lucarelli spiega nel dettaglio il suo punto di vista. "Il fatto che vi affanniate a commentare le parole di un padre al figlio assassino in carcere, si legge su Instagram, spiega come la parola patriarcato venga costantemente banalizzata per confezionare posti indignati che non tengono conto di un'infinità di fattori. Il carcere è un luogo orribile", scrive Turetta, "è un detenuto di 23 anni, la sua famiglia ha subito un trauma doppio. L'aver fatto i conti col fatto che il figlio sia un assassino e il ciclone mediatico che li ha travolti. Non sappiamo nulla delle condizioni psicologiche di Turetta in carcere, e per quanto ci piaccia pensarlo solo come un assassino, per qualcuno resta prima di tutto un figlio da non abbandonare la sua sorte." E ancora, quella frase riportata subdolamente dalla stampa fa parte di una conversazione privata, decontestualizzata e vestita di un senso che è solo letterale. Non sappiamo perché il padre l'abbia pronunciata. Probabilmente non è né un tentativo di banalizzare né di normalizzare un femminicidio. Forse è solo una frase detta per trattenere il proprio figlio da un proposito suicida, per non farlo sentire l'unico mostro sulla faccia della terra, per farlo risalire da un qualche buco nero in cui si trova.